Buonasera a tutti. Penso di essere già in diretta, credo di sì. Buonasera a tutti, benvenuti. Saluto Emma Petitti che ci ospita nella sua pagina Facebook, nel suo profilo Facebook. E benvenuti a tutti. E siamo qui per affrontare un tema interessante, un dibattito che si è acceso in queste ultime settimane nella nostra. Da una proposta assolutamente bella, interessante e che inevitabilmente non poteva non accordare tutta una serie di attenzioni. Prima di iniziare però permettetemi, non è per rattristare nessuno, ma perché oltre che occuparmi di cultura a titolo, mi occupo anche di violenza di genere e oggi per chi si occupa di queste cose una giornata. Piuttosto triste, perché questa notte è morta Angela Romanin. Angela Romanin è stata una persona molto importante nell'ambito della violenza di genere, è un'anima della Casa delle Donne di Bologna, è, come dire, un'anima, un motore nell'ambito del cambiamento culturale per la violenza sulle donne. Dato che mi occupo di uomini maltrattanti, mi sembrava un atto dovuto ricordare Angela Romanin, anche se esula dagli incontri di oggi, ma so che anche Emma la conosce e quindi so che incontrerò in lei una sponda da questo punto di vista. Però qui noi oggi siamo per altro motivo, come dicevo. Qualche settimana fa è nato un dibattito che nasce da una proposta. Vedere se Rimini ha le carte in regola per poter partecipare a quel grande progetto che è la capitale italiana di cultura, questo per l'anno 2024. La suggestione è nata da Giorgio Tonelli, il quale è uscito sul Corriere di Romagna, su un giornale locale, con un'intervista proprio per lanciare questa suggestione. E ne parliamo questa sera con Emma Petitti, appunto, che è qui con noi e che saluto. Emma Petitti, presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, con Giorgio Tonelli, che io vedo solo Emma Petitti, ma mi auguro che ci siano tutti, deve essere un problema del mio telefono, Giorgio Tonelli, giornalista del TGR RAI, e come dicevo, da quale è partito un po' questo dibattito della nostra città. C'è con noi Leonardo Sonnoli, che saluto, designer grafico, ecco, vedo Giorgio Tonelli, buonasera Giorgio, vedo Leonardo Sonnoli, buonasera. Dicevo, Leonardo Sonnoli è con noi questa sera, siamo molto contenti, designer grafico di fama internazionale, nonché anche docente, in base alle sue competenze all'ISEA di Urbino. C'è con noi anche Mauro Santinato, non a caso qui presente, in quanto consulente turistico, proprio perché è un progetto che vuole vedere Rimini come possibile capitale della cultura, non nascere da un dialogo interdisciplinare, da un intreccio di forze che vedono in campo più competenze. Naturalmente l'aspetto economico, l'aspetto turistico non è certamente secondario. Con noi infine, ultimo ma non ultimo, come si dice, Alessandro Giovanardi, che non vedo ma sicuramente ci sarà, Alessandro Giovanardi, ecco vedo anche Mauro Santinato, Alessandro Giovanardi, buonasera. Dicevo, Alessandro Giovanardi, storico e critico dell'arte, nonché collega, docente insieme a me all'Istituto Superiore di Scienze Religiose qui di Rimini. Allora dicevo, Giorgio Tonelli ha scatenato un bel dibattito nella nostra città e non solo, ne siamo contentissimi. È uscito il mese scorso un suo intervento, un'intervista sul Corriere di Rimini, Corriere di Romagna, poi ha raccolto questa suggestione e ne è nato un bellissimo dibattito. Io conosco Emma Petitti da molti anni, l'ho conosciuta proprio per vari motivi, ma uno dei motivi principali era proprio l'attività culturale. In passato insieme abbiamo collaborato in vari progetti e iniziativi, Emma è molto attenta su queste questioni ed è stata un po' la prima a raccogliere questa,
questa suggestione, quindi siamo qui ospitati da lei nel suo profilo Facebook, nel suo canale YouTube. E quindi vorrei subito sentirti, Emma, dici qualche cosa su questo, proprio perché so quanto, e tutti lo sanno, ma io lo so di prima mano, quanto tu sei attenta a queste questioni e so quanto per te possa essere importante questa proposta. Sicuramente so che tu non la vedi come una suggestione, ma forse come qualcosa di più. Sì, grazie Donato. Lasciami subito ringraziare chi oggi è qui con noi a riflettere di Rimini, capitale della cultura per il 2024. Quindi Giorgio Tonelli che ha lanciato una proposta sicuramente molto interessante e che deve avere la forza di unire tutti, perché credo che questa sia veramente un'occasione preziosa per Rimini, quindi la dobbiamo utilizzare come opportunità per rilanciare in maniera ancora più forte Rimini nel mondo e quindi unire sicuramente amministratori, ma io penso a tutto il mondo della cultura, dei saperi, operatori turistici, commercianti, perché lo sappiamo che la cultura può essere veramente un traino anche per la crescita sociale ed economica. Quindi un grazie davvero a Giorgio Tonelli, ma voglio ringraziare anche chi ha accettato appunto questo invito, Mauro Santinato, Leonardo Sonnoli, Giovagnoli, Giovanardi, il nostro amico Giovanardi e tutti coloro che oggi sono qui a seguirci, anche perché questo vuole essere un primo momento. Non credo che in questa chiacchierata riusciamo a condividere tutto quello che vorremmo poter dire rispetto a questo progetto, però qualche riflessione sicuramente sì. Rimini capitale della cultura per il 2024 è, io credo, un'opportunità, dicevo, che innanzitutto deve mettere al tavolo un pensiero, una riflessione, e deve unire idee, progettualità e deve anche far crescere questa consapevolezza tra i cittadini, nelle nostre comunità. Perché noi lo sappiamo, Rimini è bellezza, Rimini è incontro tra le persone, Rimini può rappresentare la sua storia importante, una memoria collettiva e Rimini da sempre è apertura al mondo, è capace di essere una connessione con il mondo. Lo sappiamo, lo diciamo spesso anche noi amministratori, il collegamento tra la nostra città e il resto del paese che è coronato fin dal passato dalla via Emilia e dalla via Flaminia. Noi siamo stati anche, è giusto io credo ricordarlo, tra i territori più colpiti da questa pandemia. Noi siamo stati colpiti al cuore perché vivendo di turismo e quindi con una battuta d'arresto proprio sui viaggi, sugli spostamenti, la socialità, il contatto tra le persone sono state in modo importante danneggiati. Quindi Rimini che si nutre di contatto, di relazioni, è stata appunto colpita al cuore. E siamo scossi per questo. Abbiamo, dopo un anno di pandemia, ancora i segni addosso di questo forte trauma che chiaramente ha rappresentato un'emergenza sanitaria, ma anche sociale, economica e culturale. E allora io penso che oggi ritrovarci qui per parlare di Rimini nei prossimi anni, con questa sfida importante, credo che sia veramente molto, molto importante e molto prezioso. Però fammi partire da una considerazione che io credo condividiamo tutti, sicuramente i presenti oggi qui. Rimini in questi anni ha intrapreso una strada positiva, con l'apertura di molti contenitori culturali, penso al Galli, al Fulgor, penso alla riqualificazione del castello, luoghi che sono punto di riferimento per la nostra città, ma rappresentano anche un elemento di sviluppo per ragionare su come la cultura e le culture possono in qualche modo essere un traino proprio per far sì che Rimini diventi ancora più strategica. E credo anche che la rinascita post-Covid possa avvenire attraverso la cultura, cioè Rimini può contraddistinguersi proprio per la sua
intrinseca capacità di tessere un legame naturale, lasciatemelo dire così, tra passato, presente e futuro, in grado anche di valorizzare quello che è stato il grande patrimonio contemporaneo, facendo appunto leva sulle bellezze, sulle eredità che ci sono state lasciate da chi ha anche attraversato questa città. E quindi anche parlare di passato, parlare di quello che è stato fatto nel contemporaneo, in questi anni, e parlare di futuro significa mettere al centro una riflessione. Credo sia importante parlarne anche perché, lo dicevo all'inizio, serve creare coscienza, consapevolezza. Artisti, operatori culturali, ma cittadini, devono cogliere fino in fondo la forza di questa grande, grandissima opportunità. È ovvio che lo stiamo facendo qui, e attraverso una modalità a cui purtroppo siamo abituati da un anno, quella di una modalità appunto online, ed è importante comunque ritrovarci, ma speriamo di poterlo fare presto anche in presenza, perché credo che abbiamo bisogno in qualche modo di far sì che la dinamicità a cui tutti noi siamo abituati possa in qualche modo riprendere nelle nostre vite. Io voglio anche ricordare un altro elemento che credo fondamentale. Noi saremo all'altezza delle prossime sfide anche se sapremo mettere al centro della nostra agenda politica, amministrativa e comunque nei tavoli, diciamo, di confronto, quella che è la grande opportunità che l'Europa ci ha messo a disposizione. Un patrimonio anche di risorse che devono servire a parlare alle future generazioni e devono in qualche modo diventare elemento appunto di crescita. Credo che anche ragionare nei prossimi mesi, nei prossimi anni, di cultura, lo abbiamo già detto, ma forse bisogna attuarlo con maggiore forza, di cultura come industria per lo sviluppo e per la crescita sia determinante. Quindi il nostro paese deve uscire e deve vivere una vera e propria ripresa, inevitabilmente mettendo al centro l'industria culturale, dalla bellezza, dai contenuti e da quelli che sono anche appunto i nostri importanti contenitori culturali. Credo che quella di oggi appunto sia una partenza rispetto a questa riflessione, per questo ringrazio nuovamente Giorgio, Leonardo, Mauro, Giovanardi, Alessandro e te Donato, perché avremo modo nelle prossime settimane di continuare a capire come fare per essere utili a questa importante e preziosa causa. Grazie Emma, proprio queste ultime parole sono belle e incoraggianti, come dire, un primo passo che può testimoniare il fatto che possa avere una continuità e il dibattito che è nato e possa davvero poter far scaturire qualche cosa di importante e far sì che non sia solo un sogno, che la cosa si possa realizzare. Giorgio Tonelli è stato citato più volte. E con piacere ora vorrei lasciargli la parola, proprio perché il suo intervento, che io ho letto, anche a me ha fatto nascere tanti, tanti pensieri. È uno stereotipo di noi primi riminesi, l'immagine che noi pensiamo gli altri abbiano di Rimini, sia la Rimini balneare, la Rimini turistica, la Rimini delle discoteche. Per carità, immagine che corrisponde alla storia della nostra città, al passato ma anche al presente e sicuramente anche al futuro. Ma Rimini è ovviamente tanto altro e non lo sanno solo i riminesi, lo sanno anche tante altre persone. E quindi certamente Rimini come capitale della cultura sarebbe un'occasione straordinaria, certamente dal punto di vista economico, certamente dal punto di vista del rilancio, del rafforzamento turistico, dell'attrattività territoriale, ma potrebbe rinforzare soprattutto un'immagine nuova di Rimini, per molti nuova, non per tutti, ma soprattutto potrebbe essere l'occasione di un vero rilancio, come dire, potrebbe diventare non solo l'occasione per dare una nuova immagine di Rimini, ma per far sì che i progetti, le idee che inevitabilmente dovrebbero scaturire da questa suggestione potrebbero avere una continuità e potrebbero dare una vera progettualità culturale a questa città. Comunque, vorrei partire con Giorgio Tonelli, anch'io ringrazio tantissimo per aver accettato questo invito,
e vorremmo sapere da lui proprio la sua opinione, intanto su questo dibattito che si è creato e poi nel merito naturalmente della questione. Grazie, Giorgio, grazie. Credo dovresti alzare e accendere il microfono probabilmente perché non ti sentiamo. Ecco, Adesso? adesso sì, Ok, perfetto, perfetto. bene. Allora, intanto ringrazio dell'invito, ovviamente mi ha fatto piacere, ma vi posso assicurare che non siete i primi, nel senso che queste ultime 2 settimane mi hanno fischiato le orecchie insomma, si sono palesate persone che non sentivo da anni, ecco, lo dico così. Io sono nato a Rimini, come tutti sapete, sto però a Castenaso, che è a 10 chilometri da Bologna, praticamente da 25 anni, anche, no, adesso anche 30. E comunque sto a Bologna da 35 anni, per intenderci. Ecco. Quindi mi sento con una sorta di doppia residenza. L'idea di Rimini capitale della cultura in realtà è un'idea vecchia, nel senso che... Mi era capitato nella primavera del 2018 di andare a Parma per la rubrica Bell'Italia, che va in onda il sabato alle 11, lo dico così domani qualcuno la guarda, e perché aveva appena vinto il titolo di Capitale della Cultura. Siamo appunto nella primavera del 2018 e io, realizzando il servizio, ho detto: ma cosa c'ha di più di Rimini poi Parma? In realtà tante cose, non solo Maria Luigia d'Austria, però insomma c'erano diversi elementi che, non so, il Battistero è bello, il Duomo è molto bello, ma noi abbiamo il Tempio Amalatestiano, cioè la Pilotta è un bellissimo contenitore, pieno di storia, però dicevo, ma secondo me una roba così potrebbe interessare anche a Rimini. Poi devo dire, me ne sono ampiamente dimenticato, perché come succede spesso si vedono le esperienze degli altri e poi, come dire, un po' si assorbono, un po' si dimenticano. E mi è tornato in mente quando ho visto Procida, cioè no, Procida no, con tutto il rispetto per Procida, ecco, ovviamente. E lì ho chiamato Masini del Corriere e ho detto: guarda, secondo me qui si può inventarci una cosa, cioè lanciare Rimini. Bellissima idea, scrivi. E io ho scritto, ho fatto il mio mestiere fondamentalmente. Dopodiché, vabbè, il seguito della storia l'avete visto tutti ed è una storia che continua, ecco, e questo mi fa immensamente piacere. Mi fa capire che Rimini c'ha ancora gli anticorpi reattivi, ecco, rispetto alla situazione che è quella che è e che tu non stiamo a descrivere. E poi perché, come un po' ho scritto in quelle 30 righe che evidentemente sono state lette e sottolineate da molti, Rimini, come diceva anche Sergio Zavoli qualche anno fa, è migliore dell'immagine che ha. Questo è un punto importante perché i riminesi non si accorgono di quello che hanno attorno. Lo dico perché un po', insomma, comincio già a avere, come vedete, ho i capelli bianchi, quindi ho consapevolezza di questa cosa. Io anzi sono diventato, da questo punto di vista, un anti-riminese, perché dice: ma voi non vi rendete conto di come sono messe le altre città d'Italia, non della regione? Ecco, allora, io ho visto in questa intuizione, diciamo, perché oggi parliamo solo di questo. Intanto due elementi. Il primo, lo dico con le parole che avrebbe usato Silvano Cardellini, che quelli più anziani forse ricorderanno, con una botta d'orgoglio, perché Rimini ha bisogno anche di una botta d'orgoglio ogni tanto. E poi perché, che è l'elemento Donato che ricordavi un po' anche tu, Rimini è conosciutissima in Italia e nel mondo. Non pensiamo che Rimini non sia conosciuta. Rimini è 2 italiani su 3 sono stati a Rimini, magari in vacanza, magari da piccoli, magari ci sono passati, sono venuti a un convegno. Le statistiche ci dicono che 2 italiani su 3 sono stati a Rimini, però 2 italiani su 3 conoscono solo una certa Rimini. Ecco, la nostra scommessa, secondo me, deve essere quella di dire: guardate che oltre alla ferrovia c'è un'altra Rimini,
che vi può anche interessare, anzi in prospettiva forse potrebbe persino diventare più interessante. Io ho fatto un giochino su Google che potete fare anche voi, così fate, abbiamo la conferma. Se io scrivo Rimini turismo, io trovo Rimini che è al quinto posto, c'è Roma, Milano, Venezia, Firenze e Rimini. Se scrivo città d'arte, trovo ovviamente Roma, Milano, Firenze, Venezia, Torino, Napoli, Bologna, Verona, Genova, Pisa, Rimini, manco. Lo dico perché per diventare capitale della cultura bisogna diventare capitale anche degli algoritmi oggi. Diventare capitale degli algoritmi vuol dire che la gente che va, che viene a Rimini, che dice ma c'è della roba d'arte interessante a Rimini, ah c'è una storia che non conoscevo, perché noi di storia ne abbiamo davvero tanta e c'è anche una storia secondo me che ancora va riscoperta. Io penso e spero e mi piacerebbe, lo dico come auspicio, visto che Emma adesso ricordava la possibilità, l'opportunità di usare anche i fondi europei, che per esempio quella, come dire, quella via si potrebbe forse aiutare a fare il famoso parco archeologico dell'anfiteatro di cui io sento parlare da 30 anni e da 30 anni è rimasto tutto lì. Poi capisco le difficoltà, ho tanti amici del CEIS che mi fanno legittime obiezioni, però insomma un punto d'incontro secondo me si può trovare, ecco, non penso che sia impossibile. E vi posso garantire che c'è un anfiteatro a Rimini, lo sappiamo in pochi, anche fra i riminesi ci sono quelli che non sanno che c'è un anfiteatro a Rimini, quindi questo lo dico così a mo' di battuta. Dopodiché io sono d'accordo che questo non è in antitesi col turismo balneare, cioè no, non vivo la dimensione di Rimini capitale della cultura in maniera dotta e saccente, come magari si potrebbe anche pensare. La vivo come un'opportunità anche di riflessione sulla storia di Rimini. Lo dico perché mi è capitato 2 anni fa di andare a Jūrmala, che è una città a 37 chilometri da Riga, in Lettonia, una cittadina, 57.000 abitanti. Beh, lì ho trovato un museo bellissimo sul turismo balneare. Rimini, che è la capitale balneare europea, mondiale, poi ognuno usa il termine che crede, alla voce storia del turismo balneare troviamo dei bellissimi libri pubblicati dai nostri validissimi storici, ma non troviamo nulla, neanche una foto di una barchetta. E perché? È la nostra storia. Quindi mi piacerebbe che questa cosa, che qualcuno ha detto una provocazione, non è una provocazione, è un auspicio. Questo auspicio di proporre Rimini in una dimensione altra rispetto a quella che ha già, perché Rimini non ha bisogno di pubblicità. Io questo vorrei essere abbastanza chiaro. Se ha un senso fare Rimini capitale della cultura, non è per come dire, aumentare la promozione di Rimini, o perlomeno fa comodo, ecco, anche perché siamo in un momento di ripartenza e non sappiamo come si riparte, in che situazioni, in che condizioni siamo in grado di ripartire. Questo ovviamente lo scopriamo tutti vivendo, però io ho bisogno di come dire, ripartire anche con una prospettiva. Per questo mi piaceva quest'idea, come dire, di una coesione, di una città coesa che si dà un obiettivo forte, che alza l'asticella del suo futuro e su questa come dire si impegna, ci crede, come sanno fare poi i riminesi, ecco. E poi chiudo con una battuta alla Bonaccini, che quindi può piacere a Emma, parafrasando Bonaccini potremmo dire che se l'Italia somigliasse a Rimini forse sarebbe un paese migliore. Infatti, grazie Giorgio, assolutamente. Ma allora, intanto hai detto cose, ho preso qualche appunto, cose che condivido con una dote di sintesi, quindi le cose che hai detto meriterebbero sicuramente degli approfondimenti.
e lo facciamo, lo faremo anche questa sera, ma come non sono esperto, ormai lo sono diventato come tutti in questo periodo di dirette Facebook, ma diciamo che è uno strumento piuttosto snello, quindi procediamo così, con questa interattività, augurandoci poi di avere anche altre occasioni per poter continuare i nostri discorsi e procedere in tutti gli approfondimenti necessari. Per esempio hai detto non deve servire solo ad aumentare la promozione di Rimini, ma ad essere qualcos'altro. Hai detto è un modo, è un'occasione questa anche per i riminesi stessi, non solo per i non riminesi, i quali insieme, riminesi e non riminesi, trovano così l'occasione per scoprire, riscoprire o addirittura scoprire ciò che c'è a Rimini al di là di ciò che c'è sotto la ferrovia, quello che c'è sopra fino all'entroterra. Poi coinvolgerò Alessandro Giovanardi, che conosce molto bene i beni artistici e culturali della nostra città e di tutto l'entroterra. Vorrei coinvolgere, e saluto di nuovo Leonardo Sonnoli a questo punto, il quale Sonnoli è intervenuto anche lui in questo dibattito, è stato coinvolto e giustamente, visto la sua professionalità, le sue competenze, è stato coinvolto in questo dibattito. Ho letto quanto Leonardo Sonnoli ha dichiarato, devo essere sincero, condivido quello che dice. Leonardo, sentiti, io non sono come un giornalista, non sono un bravo moderatore, non so fare le domande, ma insomma sentiti libero di dirci tutto quello che ritieni. Io, per quel che mi riguarda, parto da un passaggio che tu avevi scritto, comunque avevi dichiarato nel tuo intervento. Giustamente, per fare cultura ci vogliono i luoghi della cultura, ci vogliono i contenitori, ma naturalmente ci vuole un contenuto, che non può essere solo l'evento sensazionalistico, ma per avere contenuti culturali bisogna avere una progettualità, una continuità. Ed è quello un aspetto che mi piace di questa proposta che è nata, di Rimini capitale della cultura, perché tutte le idee che possono scaturire da un progetto di questo genere determineranno una progettualità che deve avere una continuità e che possa finalmente dare dei contenuti culturali importanti a una città come Rimini, perché se li merita tutti, le basi le ha, il Tempio Malatestiano, ma non dimentichiamo il contemporaneo. Rimini di fatto è un centro di produzione artistica nell'ambito del contemporaneo, in tutte le espressioni, dalla danza al teatro, per cui insomma sono tante qui le questioni. Contenitori e contenuti, senza contenitori non si fa cultura, ma naturalmente i contenitori devono avere dei contenuti. Leonardo, quale opinione ti sei fatto tu di questa questione? Ma l'opinione che mi sono fatto io vale poco, anzi ci tengo a dire che se ho dichiarato delle cose al Corriere Romagna e sono qui stasera è perché qualcuno me l'ha chiesto, ma se no non mi permetterei mai di entrare dentro una questione che, in cui dovrei essere l'ultimo a parlare non essendo riminese. Io, al contrario appunto di Giorgio Tonelli, sono più di 25 anni che sto a Rimini, esattamente contrario, cioè uno che viene da fuori, che perciò vede le cose arrivando qui con una cultura diversa, provenendo da una città molto diversa, che ha una cultura estremamente diversa. Intanto mi permetto di ricordare che tu vieni da Trieste, che per me è una città che importante, la città di Bobby Basner, per intenderci, della esatto, città mitteleuropea, come si dice, rivolta però anche ad est, e per quel che mi riguarda, scusate, di formazione professionale, che vede di fatto la nascita della psicoanalisi italiana, quindi una città importantissima. No, scusa, era giusto per la cronaca. Sì, una città importante, colta, con una cultura radicata. Infatti, quello che mi mancava quando sono arrivato qui tanti anni fa era proprio quell'aurea da città borghese che avevo lasciato a Trieste, che qui non c'è, perché Rimini non è una città che ha radici borghesi, è una città diversa, una città, ovviamente lo dico subito, se sono rimasto a vivere a Rimini ci sarà un motivo, insomma, perché ci sto bene, perché si sta, secondo me, molto meglio che stare a Trieste. Però la cultura è una specie di tallone d'Achille di questa città. È una cosa su cui probabilmente non è mai stato investito molto, una cosa che probabilmente sconta dalle sue origini. È vero, ci sono tanti monumenti straordinari in questa città,
tanti. Ci sono alcuni monumenti straordinari in questa città, però hanno 600 anni, ormai non sono più cose che hanno lasciato nella cultura media riminese qualcosa. Giorgio Tonelli diceva che a Parma, tra l'altro ci sto lavorando su una mostra per Parma, capitale della cultura, diceva cosa Parma più di Rimini, si è chiesto. Beh, così mi permetto di fare una battuta. Una battuta, a parte tutto quello che ha, le strutture, eccetera, ma i parmigiani. Ma cosa vuol dire? Non che i parmigiani siano meglio dei riminesi, e io non farei il cambio assolutamente, ma per la storia che ama, la storia del Novecento, la storia delle ultime generazioni, quelle ancora in vita, ha una storia culturale che ha permeato quei cittadini di una storia che invece Rimini non ha, perché Rimini si è reinventata, è una città giovane, giovanissima. Quindi quello che voglio dire è che questa per me sarebbe l'occasione, se un'occasione, sarebbe un'occasione per progettare, ragionare, sto parlando di chi fa politica, di chi amministra, no? Anche la politica culturale, per cercare di innalzare la cultura media dei cittadini. Questo dovrebbe essere il primo obiettivo, non quello di essere traino dell'economia, perché sennò poi sarà anche traino dell'economia. Però la maggior parte degli interventi e delle cose che io sento dire, soprattutto dalle parti politiche, e qui ovviamente non è che non faccio riferimento anche a Emma, ovviamente, è che questa è una straordinaria occasione per far conoscere Rimini. Sembra un discorso però da ufficio turistico, sembra, no? Promuoviamo la città, che così viene tanta gente. Sappiamo che in passato qualche amministrazione pubblica si è fidata delle mostre colossal, delle mostre famose, quelle che facevano arrivare i pullman di pensionati a vedere la mostra, no? E che cosa ha lasciato? Quel tipo di mostra, no? Quel tipo di cultura, che cosa ha lasciato? Probabilmente ha lasciato dei danari in più nelle pizzerie, nei bar, ma non ha lasciato granché invece ai cittadini riminesi. E secondo me invece il problema è proprio questo, preoccuparsi di innalzare la cultura dei cittadini, perché la cultura per me è conoscenza, ma soprattutto conoscenza non solo del proprio territorio, ma conoscenza in generale di quello che succede. Io mi occupo prevalentemente di arti visive, di quello posso parlare, e conoscenza, ma anche approfondimento. E questo è l'amministrazione pubblica, la politica, che deve spingere, portare le persone ad approfondire le cose. Perché? Perché approfondendo le cose, conoscendo le cose, le persone, i cittadini acquisiscono uno spirito critico. Uno spirito critico che probabilmente molta gente, la maggior parte delle persone, non ha, per giudicare quello che viene fatto anche. Perché quello che è stato fatto, i grandi appunto scatoloni che sono stati costruiti per metterci dentro la cultura, sono stati fatti bene, ma talvolta non così bene. E quindi sarebbe bello che tutti quanti potessero avere la capacità di giudicare quello che è stato fatto anche in questi termini. Sì, mi sentite? Certo, grazie Leonardo. In effetti, con me, come si dice, apri un portone già spalancato quando dici, ma è la mia opinione personalissima, che l'evento certamente per sua natura ha le sue caratteristiche, produce determinati risultati, ma che poi vanno visti bene questi risultati nella loro vera natura, creano quella sorta di turismo culturale mordi e fuggi, la sensazione, e però poi rischia di finire lì, laddove invece per agire nell'ambito culturale forse ci vuole una progettualità ben lungimirante che parta dalle radici che comunque questa città ha, e anche molto profonde, molto lontane, per rilanciarlo in una progettualità lungimirante. Come dire, Rimini capitale della cultura obbligherebbe a un dialogo tra addetti ai lavori, cittadini e tutti quanti, capaci di produrre idee e progetti che devono, e questa sarebbe l'occasione da cogliere, diventare progettualità nel tempo, continuativa, una buona pratica che possa
continuare nel tempo e rendere Rimini città diversa non solo nella sua immagine, ma proprio nella sua natura fondativa. E quindi sì, credo che sia su questo molto importante. A questo punto sentitevi liberi di intervenire come quando volete, io sto seguendo un ordine più o meno casuale, per cui chi ha già parlato, da Emma, Giorgio, tutti quanti, sentitevi liberi di intervenire interagendo come meglio ritenete. Non abbiamo ancora sentito Alessandro Giovanardi. Saluto. Ciao Alessandro. Ciao a tutti. Alessandro conosce molto bene la Rimini culturale, il patrimonio importante che ha e che anche nel suo entroterra ha una storia da scoprire e da riscoprire. Piuttosto che investire solamente nei grandi eventi, cosa importante, quanto sarebbe bello invece andare a vedere cosa c'è nel cosiddetto entroterra riminese e non solo nell'entroterra riminese, per scoprire e riscoprire una storia, un patrimonio che va assolutamente comunicato, con una comunicazione non autoreferenziata, assolutamente in sintonia coi tempi, come diceva Giorgio Tonelli, bisogna saper comunicare anche attraverso gli algoritmi oggi per poter in qualche modo esistere. Alessandro, cosa ne pensi tu di questa occasione che potrebbe essere Rimini capitale italiana della cultura 2024? Guarda Donato, mi vengono in mente molte cose e nello stesso tempo, dopo aver sentito Giorgio, aver sentito in particolar modo Leonardo, di cui ho letto l'intervista e che condivido direi integralmente, potrei anche non aggiungere nulla di particolarmente significativo. Io sono naturalmente favorevole, come tutti i riminesi, come tutti. L'abbiamo perso. Sì, allora mi sa che abbiamo perso Alessandro. Vediamo se è solo un problema di pochi istanti e se no ne continuiamo. Adesso tecnicamente chi si occupa della nostra diretta cercherà sicuramente di recuperare Alessandro. Mi sento veramente come in quei momenti televisivi, un'emozione straordinaria in questi momenti, come che si diceva, il bello della diretta. No, continuiamo. Alessandro stava già accennando a questioni condivisibili. Vedo che non ritorna. Diamo ancora qualche secondo, ma temo che per il momento... Scusate. Ci sono, ecco, scusate, si era surriscaldato l'apparecchio e mi ha adesso ti sentiamo. Scusate, si era surriscaldato l'apparecchio, immaginate che cosa può succedere durante una di queste dirette. Ecco, no, dicevo, potrei non aggiungere niente di particolarmente significativo, però io sono favorevole per i motivi che Leonardo ha già detto, cioè noi saremmo costretti, in senso buono, in senso assolutamente positivo e creativo, a fare un'operazione di autocoscienza. Cioè Rimini vuole candidarsi, deve guardare alle proprie istituzioni pubbliche, private, culturali e che producono cultura e sostengono cultura, cercare di metterle in relazione con dei fini molto precisi e dire perché Rimini può essere una capitale della cultura. Ora io momentaneamente escludo un mondo straordinariamente ricco, che è quello appunto della danza, del cinema, del teatro, che seguo ma di cui non mi occupo, e mi occupo naturalmente delle arti figurative, e inizio, no, a pensare alle ricchezze di Rimini, come le ricchezze dell'entroterra che Donato ha messo in luce. Cioè quando noi parliamo della Rimini romana, della grande tradizione della pittura medievale riminese, che è un unicum, cioè il lavoro che facemmo qualche anno fa assieme a Daniele Benati, Antonio Paolucci, le fotografie di Gilberto Urbinati, furono coinvolte al tempo l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, la Banca Credit Agricola, la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, intorno al libro sul 300, volevamo in qualche maniera dire: guardate, noi abbiamo una San Miniato, abbiamo un Santo Spirito da valorizzare e che pochi conoscono. Ci sono alcuni riminesi che non sono mai entrati neppure al Tempio Malatestiano, non lo conoscono, non ne hanno visto le sculture e non entrano a vedere questo mondo. Ecco,
quella è un'operazione positiva. Se partecipare, concorrere a questa necessità servirà a riscoprire soprattutto queste cose, si opererà proprio un lavoro sulla cultura e la consapevolezza dei cittadini, quando dico dei cittadini, della provincia. Ovviamente il 300, no, era una metafora per dire anche quello che c'è, che noi troviamo non solamente a Rimini, ma a Misano Monte, a Verucchio, a Sant'Arcangelo di Romagna, a Villa Verucchio, e che ci apre anche a mille altri mondi. Sai qual è un altro pallino, no? Io dico, spesso noi impegniamo molte risorse e fanno bene per accendere i riflettori europei sul nostro mondo, l'arte contemporanea, sempre appunto con le intenzioni turistiche che un progetto come questo implica, per forza, perché così è, nasce per questo, per rendere più famosa, più appetibile, più visitabile, più amata una città, è ovvio. Ecco, in tutto questo noi abbiamo sempre cercato il nuovo e dimentichiamo quel che abbiamo. Cioè, un esempio, lo sai, una delle cose che ho sempre qua in mente, ma non perché io sia un esperto di quella materia, però noi abbiamo un ricchissimo patrimonio, una raccolta straordinaria di arti extraeuropee che per la sua ricchezza potrebbe concorrere con certi musei di Parigi o di Milano e resta in gran parte nei magazzini. Nessuno pensa di valorizzare qualcosa che è di interesse internazionale e rimane lì perché pare, insomma, una cosa nata negli anni 70 con una determinata cultura che ormai ha finito le sue capacità. No, quello è un patrimonio da conservare e da valorizzare, come il resto. Altro esempio, il modo conflittuale con cui noi valorizziamo l'arte. Abbiamo finalmente, giustamente, messo in luce, dopo un rapporto, diciamo, difficilissimo, anche di reciproche incomprensioni, l'arte cinematografica di Federico Fellini. Finalmente ne rendiamo omaggio, cerchiamo delle istituzioni, delle strutture fisse per renderne omaggio, ma tutto questo lo poniamo in conflitto con un altro nostro tesoro, che è il paesaggio urbanistico, architettonico, culturale del mondo malatestiano, con le sue delicatezze archeologiche, ed entriamo in conflitto. Sono delle questioni che ai cittadini riminesi, a una buona parte dei cittadini riminesi, interessano. Ecco, l'ha detto Giorgio, c'è un cambiamento, noi siamo un po' meglio di quello che spesso anche chi laicamente, religiosamente, economicamente ci governa pensa di noi. Cioè, noi abbiamo dei cittadini molto più attenti, molto più consapevoli, molto più entusiasti. Quando si organizzano conferenze, convegni, congressi, a Rimini sono piene. Io sono andato a cose prestigiosissime a Firenze, a Roma, e vedo partecipare pochissime persone. C'è una partecipazione collettiva a Rimini di cui noi dobbiamo rendere conto, e rendere conto che la loro passione per i monumenti e per la loro storia non può passare, come posso dire, inosservata, non ci si può passare sopra. Bisogna capire che questa coscienza che noi cerchiamo di stimolare anche con queste occasioni esiste e va rispettata. Ecco, quindi è un momento in cui noi metteremo di nuovo in luce questi aspetti. Rimini può candidarsi a capitale della cultura non perché è una capitale di eventi, lo è sempre stata, ma perché ha dei progetti stabili, importanti, interessanti sull'arte. Altro elemento, appunto, quello che dico, ci deve permettere di riscoprire una collaborazione più efficace, anche politicamente più meglio guidata nel rapporto tra i pubblici e i privati. Faccio un esempio: io, sapete, collaboro per la Fondazione Cassa dei Risparmi di Rimini da tanti anni, e quando mi sento dire, insomma, che Castel Sismondo era abbandonato finché non è stato ripreso dal comune, un po', insomma, non mi piace l'argomento. Cioè, la Fondazione ha fatto tantissimo, l'ha restaurato dal 2001 fino al 2016, ha fatto mostre ed eventi in continuazione, e questo va rispettato. D'altra parte, non è neanche opportuno che privati, altri privati, entrino a gamba tesa nel pubblico. Cioè, ci vuole un'armonia, un reciproco rispetto, un reciproco riconoscimento e un lavorare insieme. Altra questione, scusate, io parlo sempre dello storico, ma è la cosa importante. Non voglio che a Rimini succeda quello che capitava a me alla fine degli anni 90, nel 2000, quando visitando alcuni luoghi d'Italia trovavo
appunto perché è appassionato di pittura, di scultura, di architettura, una continua chiusura dei luoghi sacri e delle chiese. E anche su questo un dialogo più importante tra l'amministrazione, il comune e la diocesi, e le diocesi in questo caso, perché c'è coinvolta anche quella di San Marino Montefeltro, non solamente quella di Rimini, deve essere fatta, perché qui ci permetterà praticamente di aprire delle possibilità. Sia io che Donato insegniamo all'Istituto Superiore di Scienze Religiose e sappiamo, diciamo, quanto è difficile per noi che magari con una apertura al mondo laico viviamo anche quel mondo, e la difficoltà di questi mondi di parlarsi e di integrarsi. Ecco, tutte queste punti che sembrerebbero punti negativi possono essere invece rimessi nella giusta direzione proprio da un collaborare insieme per qualcosa che risvegli il nostro orgoglio. Ma risvegliare il nostro orgoglio non deve essere un'occasione per avere una medaglia in più per Rimini, in fin dei conti anche il premio, cioè, non cambia, ma cambia la nostra sensazione di lavorare insieme per la cultura. Questa è una cosa importante, questa è la cosa fondamentale. La conservazione e la custodia dei beni è fondamentale, ma è fondamentale, si avviene proprio in una prospettiva di paesaggio urbano. Perciò la valorizzazione della bellezza della città, dei suoi rapporti con il verde, dei suoi rapporti con l'entroterra, dei rapporti fra la natura e la cultura, è l'altro elemento fondamentale. Abbiamo le carte regole, certo che le abbiamo, ma sul punto della cultura dobbiamo compiere un lavoro di raddrizzamento, di ripensamento e anche di maggiore sobrietà e maggiore profondità. Questo è il mio pensiero. Sono contento però che sonno li preferisca Rimini a Trieste per abitare. Io non l'avrei mai detto, però ecco, fra due grandi città adriatiche, due città aperte per forza verso l'Oriente e verso l'altro mondo, mi sento veramente un po' più orgoglioso. Ecco. Infatti hai ragione, giustamente. Alessandro, dicevi una parola magica, no? La difficoltà nell'integrarsi. Sì. Quella capacità di istituire una buona dialettica tra i vari attori, istituzioni pubbliche, private, cittadini. Spesso questo manca, ma non solo a Rimini. Ognuno cerca di occuparsi in base alle proprie competenze, senza procedere nel coordinarsi, nell'integrarsi, nel sommare le competenze più diverse per raggiungere un medesimo risultato. Un progetto come questo, Rimini Capitale della Cultura, cioè, si fonda proprio sull'integrarsi, sul coordinarsi. Io ho in mente i tanti progetti, le riviste scientifiche, no, che hanno i comitati editoriali, i comitati scientifici. Un progetto come quello che vede Rimini Capitale della Cultura necessita di qualcosa di diverso dal comitato, cioè una vera e propria sinergia, una dialettica multidisciplinare aperta ai cittadini, in uno scambio costante tra istituzioni pubbliche e private, tutti all'unisono verso un risultato culturale da raggiungere. Beh, questo dovrebbe essere una buona pratica da poter applicare sempre. E questo sarebbe anche questo un bel auspicio. E, come dire, tutti insieme, amministratori, politici, amministratori pubblici e privati, psicologi, tutti quanti, gli operatori turistici, gli albergatori, poter dialogare per poter raggiungere un unico risultato. La presenza infatti di Mauro Santinato, che è un consulente turistico, si occupa anche di progettazione, non è casuale, proprio perché un progetto come questo deve avere dentro di sé tutti gli attori possibili, data la diversità di competenze. Allora chiedo il suo punto di vista, Mauro Santinato, dal suo punto di vista, quali potrebbero essere le opportunità, le difficoltà, le criticità, e quali risultati potrebbe portare un progetto di questo tipo a una città come
Grazie, grazie Donato, grazie anche per l'invito a questa diretta, ringrazio Emma, e mi fa molto piacere. Io mi sento un po', come dire, un po' fuor d'acqua rispetto a tutti voi che vi occupate di cultura direttamente. Io mi occupo solo di turismo, al massimo un po' di cultura del turismo. Anch'io sono un immigrato a Rimini, vivo a Rimini da quasi 40 anni, sono originario di Ferrara e anch'io non cambierei e non tornerei a vivere a Ferrara, magari è una bellissima città, ma ci vivo a Rimini, ci vivo molto bene. E da quando sono arrivato a Rimini, i primi anni 80, già allora c'era un grande dibattito sul tema nell'85, mi ricordo con la Vittoria Cappelli che fece un'installazione di una palestra sul porto, il dibattito della cultura con la C maiuscola o la cultura con la K dell'effimero di Rimini. Io non ho capito bene se la proposta di Tonelli è una provocazione o una proposta seria, e credo che a questo punto, se è una proposta seria, vada coltivata e vada assolutamente sostenuta e che possa dare a Rimini quella botta d'orgoglio cui ha bisogno e che negli ultimi anni ha perso un pochino di motivazione di pensare un po' più in grande. Credo che abbia tutte le carte in regola per candidarsi, visto poi anche l'ultima candidata di Procida, credo che non abbiamo nulla di meno in termini di proposta di Procida. Ma questo bisogna che questa candidatura deve coinvolgere tutta la città e buona parte della città turistica, e quindi forse gli stessi operatori devono iniziare a guardare la città magari girando le spalle al mare e pensare per 9 mesi a tutto quello che c'è nell'entroterra, a tutto quello che c'è da visitare a Rimini, perché è vero che due italiani su tre conoscono Rimini, ma molti non sono mai venuti in città a vedere il ponte di Tiberio piuttosto che l'Arco d'Augusto o quello che offre il centro storico. Forse perché non ci abbiamo mai creduto, forse perché ci siamo sempre solo accontentati di 3 mesi di stagione e di stagione balneare. Sicuramente la cultura, così come è stata vinta la sfida del turismo congressuale, la sfida del turismo fieristico, a fronte di infrastrutture, di investimenti significativi, quindi che ha permesso a Rimini di lavorare tutto l'anno e quindi di avere turismo internazionale. Come Rimini è capace di candidarsi per ospitare congressi, convention mondiali, credo che possa avere l'ambizione di provare a candidarsi per diventare capitale della cultura. Questo dovrebbe però, come dire, sensibilizzare tutti i cittadini, tutti gli operatori a ragionare e accettare questa bellissima sfida, che credo che possa dare un grande ritorno alla città, aiutare a superare quel limite culturale balneare, del turismo balneare, e pensare a un turismo tutto l'anno e magari qualche cosa di non effimero o di mordi e fuggi, come sono state in passato alcune mostre che non hanno lasciato nulla, e concordo con quello che diceva Leonardo, magari qualcosa di più stabile, perché in termini di contenuti nel raggio di 50 km abbiamo un'offerta che non ha nulla da invidiare a tante altre regioni. Ci manca forse la capacità di vendere quello che abbiamo e quindi di uscire dalla logica del lettino e dell'ombrellone e della spiaggia, entrare in una logica di una città turistica, non più soltanto una località balneare. E perché no, magari pensare di far candidare Rimini anche per quella che è stata la cultura per tanti anni, che lo è ancora, di aprire magari un museo della storia del turismo balneare, ne avrebbe tutte le caratteristiche. Abbiamo tantissimi contenitori, potrebbe essere la volta buona che mettiamo a posto le colonie e gli diamo un senso, potrebbe essere la volta buona che riqualifichiamo la città, e mi auguro che la prossima giunta sappia continuare il lavoro che è stato fatto a monte della ferrovia, perché Rimini ha questa duplice anima, a monte della ferrovia dove abitano i residenti che votano e poi c'è la città invece che vivono i turisti temporanei, i cittadini temporanei che non votano, che negli ultimi anni è stata un po' trascurata e che va assolutamente riqualificata, e mi auguro che la prossima giunta si occupi anche della riqualificazione della città turistica, che è quella che ha permesso a Rimini di avere un benessere diffuso e diventare una delle città dove si vive sicuramente meglio. Grazie, grazie dell'invito. Grazie a te Mauro, grazie per aver accettato l'invito e aver dato la tua testimonianza e il tuo punto di vista.
Sto guardando l'orologio, ahimè, sono le 18.30, quindi come si dice il nostro tempo sta esaurendosi, invece per come sono fatto mi sono appena scaldato, e quindi, però speriamo davvero, no, io me lo auguro di avere altre opportunità, però non siamo proprio in chiusura, qualche minuto ancora ce l'abbiamo, vorrei riservarmi di ritornare a Emma con la quale abbiamo iniziato, che qui ci ospita, e avere una sua, un suo pensiero, però abbiamo qualche minuto. E non sono un bravo moderatore, non so come si dice, ma chiunque può intervenire senza problema per questi pochissimi minuti che abbiamo, altrimenti darei di nuovo la parola a Giorgio Tonelli, che ha ascoltato un po' tutto, e sono tante le idee già in questa ora che sono emerse, le cose importanti che ci ha detto Leonardo Sonoli, che ancora ringrazio, anche Alessandro Giovanardi e tutti quanti, state dette cose che meriterebbero davvero approfondimenti. Giorgio, cosa pensi? L'audio. Devi accenderlo, Giorgio. Sulla sinistra. Eccoci qua. Allora, no, intanto ringrazio tutti per il contributo, poi lo dirà meglio, molto meglio Emma di me, però insomma, secondo me ha fatto anche un passo avanti. Qual è l'ambiguità di questo dibattito? È l'ambiguità sulla cultura, e cioè la cultura è una roba fatta, diciamo, per far crescere l'identità, la consapevolezza dei cittadini riminesi, o è fatta per, come dire, incrementare il budget del turismo? Proprio perché, insomma, partiamo dal presupposto che non esisterà più solo il turismo balneare a Rimini, esisteranno altri turismi, ecco, penso anche a quello sportivo o congressuale, come giustamente è stato ricordato. Quindi questa è un'ambiguità non da poco, che secondo me, se il progetto di città capitale della cultura va avanti, deve coinvolgere per l'appunto la città, i cittadini. Sono i cittadini che ci devono dire che tipo di percorso conviene intraprendere. Per questo sono state molto interessanti le sollecitazioni e anche le legittime perplessità, perché poi di questo stiamo parlando. Io rilevo con Alessandro il cambiamento antropologico di Rimini, che non è un cambiamento solo urbanistico della città, è un cambiamento proprio dei cittadini, cioè è vera questa cosa, cioè a Rimini si fanno cose dove la gente viene, già a Bologna è molto più complicato, un po' perché ha un'offerta molto differenziata e quindi, voglio dire, moltiplicando l'offerta è chiaro che viene segmentato il pubblico, ma anche perché fondamentalmente Rimini ha fame, cioè la butterei in maniera così, proprio anche così brutale, ha fame di cultura, ha fame di sapere, ha fame di incontri, ha fame di iniziative. Dopodiché ci sono due grandi iniziative che nessuno ha citato e che secondo me è giusto ricordare, una pubblica e una privata, che riguardano il mondo anche culturale, che sono la Sagra Musicale, Sagra Malatestiana, che è una cosa pubblica, che esiste perché esiste da tanti anni. Rimini ha questa tradizione di far nascere tanti progetti e poi di ucciderli dopo qualche tempo, ma pochissimo tempo, ecco. E poi il meeting per l'amicizia. Il meeting dell'amicizia è comunque una roba che avviene a Rimini, che sposta migliaia di persone e che comunque, come dire, consolida un pensiero sul quale ognuno può avere la propria opinione, evidentemente. Al di fuori di questi due, chiamiamoli, momenti di un certo pregio, io non vedo altro sul profilo culturale che consente a Rimini di proporsi all'esterno, se il problema è volersi proporre all'esterno. Ecco, questo concludo raccogliendo l'intervento di Santinato sulle colonie. È vero, cioè abbiamo un mare di colonie, vediamo di valorizzarle anche attraverso un museo del turismo balneare. Non mi sembra un'eresia, mi sembra una cosa, come dire, quasi ovvia per una città come Rimini, l'ovvio dei popoli, volendo
però mi rendo conto che poi le difficoltà ci sono, perché i conti vanno fatti sempre, possiamo anche dirlo, insomma, negli anni passati per la cultura Rimini aveva un bilancio residuale, c'è stato un grosso intervento sui grandi contenitori. Ecco, direi che la sfida dei prossimi anni è riempire di contenuti i contenitori. Grazie. Proprio, ecco, mi sentite? Sì, spero di sì. Proprio così, Giorgio, riempire i contenitori con i contenuti. Ma mi permetto di aggiungere, non è paragonabile per motivi proprio di espressione, ma per esempio a Rimini c'è stata, spero ci sarà ancora, un'esperienza come la Biennale del Disegno, che è proprio nell'ottica, al di là del genere in gioco, a cui accennavo prima, cioè conseguenza di una progettualità, di idea, di coinvolgimento, coinvolge artisti, figure, e si apre all'esterno, coinvolgendo tutta la città. E insomma, è una rassegna, una piccola, grande rassegna che proprio muoverebbe in questa direzione delle buone pratiche e della progettualità. Finisco. Sicuramente, no, dicevi la cultura, deve mettersi d'accordo anche poi, no, cos'è la cultura, se deve essere qualcosa di elevato o di non elevato. Sulle definizioni di cultura ne abbiamo sentite tutti i colori, ci permetteremo, forse è giunto il tempo di non disperderci più nelle definizioni, ma sicuramente amiamo, credo tutti noi amiamo la cultura che sa essere non un fattore distintivo, come a volte alcuni usano, ma forse inclusivo. Però vedremo quel che succederà. Ripeto, mi auguro che qui per noi, e non solo per noi, tutto questo possa essere solo un primo passo verso qualcosa di grande che si può prospettare nell'immediato e lontano futuro della nostra città. Emma, guardo te perché ho iniziato con te, mi piacerebbe finire con te proprio anche su questo. Ma non voglio avere la pretesa di fare conclusioni, però fammi ringraziare molto Leonardo, Alessandro e Giorgio per i contributi, perché credo che ascoltare fosse la prima cosa importante da fare. Abbiamo detto prima che una sfida così importante deve essere in grado di unire il tessuto sociale, il tessuto culturale, chi vuole contribuire a costruire questo percorso. Credo anche che impegni molto le istituzioni e la politica a creare quelle sinergie Rimini e fuori Rimini, perché questa sfida si possa realmente realizzare. E su questo posso dire che ce la metterò tutta, mi impegnerò perché questo avvenga. Però voglio cogliere soprattutto due elementi che sono emersi dagli interventi appunto dei nostri ospiti. Sicuramente sono state investite risorse, è stato detto, perché aver realizzato negli anni quei contenitori culturali ha impegnato molto le istituzioni sul fronte delle risorse, risorse europee, risorse nazionali e regionali, quindi l'investimento è arrivato, ma noi abbiamo bisogno di sviluppare quell'investimento sui contenuti. Anche io su questo sono estremamente d'accordo, anche perché forse quell'investimento sui contenuti, sulla ricerca dei contenuti, forse doveva avvenire, anzi mi sento di dire sicuramente sarebbe dovuto avvenire insieme all'investimento sui contenitori. Però questo ci può in qualche modo impegnare maggiormente nei prossimi anni a far sì che questo avvenga, anche per un altro motivo molto, molto vero a cui io credo. L'ho detto all'inizio, voglio ribadirlo con più forza, anche sollecitata dalle parole di Leonardo Sonnoli. Io penso che questa candidatura non sia solo un'opportunità in termini turistici, occupazionali o di visibilità per la nostra città, ma sia un investimento vero per le persone, sulle persone. E anche su questo dobbiamo essere, secondo me, molto chiari e molto netti, non solo a Rimini, ma nel nostro paese. Veniamo da anni e da decenni in cui è stata privata la ricerca, la formazione, lo studio di risorse adeguate per fare investimenti sulle persone.
sui giovani, ma su chi ha voluto e ha creduto che la cultura potesse cambiare e migliorare le persone. Questo lo dobbiamo dire con grande forza. E quindi dobbiamo cercare di far sì che questo in qualche modo possa cambiare nella direzione invece di credere che attraverso la cultura cambi e migliori anche la vita delle persone, la qualità della vita, perché crei coscienza, consapevolezza. E su questo quindi credo che ci sia un enorme lavoro da fare. Poi veniva detto da Alessandro, noi dobbiamo legare il passato, la nostra storia, le radici che questo territorio offrono con il futuro. Legare pubblico e privato significa anche creare relazioni interazioni importanti. Io ricordo, lo dicevi all'inizio, Donato, noi avevamo anche tanti anni fa iniziato a parlare di ricerca nella contemporaneità e intreccio tra le arti, perché poi noi oggi non siamo riusciti, no, ad approfondire quello che significa cultura per Rimini, significa tante cose, significa cinema, significa museo, significa musica, significa biblioteca, significa prendere atto che il nostro patrimonio culturale è diverso, diversificato e ha la necessità di vedere la molteplicità, di vedere nella molteplicità un patrimonio importante. Per fare questo servono anche competenze. Io voglio chiudere anche con questo aspetto. Lo dicevo all'inizio, noi veniamo da un anno di pandemia dove tra l'altro tutto il mondo della cultura, penso agli artisti, penso agli operatori culturali, penso appunto a tutto questo universo, questo mondo, ha sofferto questa pandemia, non soltanto in termini personali, ovviamente come tutti noi, ma perché è stato un mondo che ha vissuto le privazioni, appunto i limiti della pandemia in modo importante. E noi dobbiamo rimettere al centro anche questa economia dello spettacolo, della cultura e della capacità di investire profondamente sulle competenze che ci sono intorno a questo mondo. E chiaro, nessuno ha, come dire, la pretesa di esaurire qui una riflessione così importante, però credo che siano stati dati stimoli molto interessanti che hanno la necessità di essere ripresi e approfonditi, ma soprattutto anche mettere al centro un impegno, perché poi bisogna essere anche credibili e coerenti in tutto questo nel dire che è un tassello quello che ha lanciato Giorgio Tonelli. Mi piace anche che lo abbia ricordato lui, è un tema che viene da lontano perché se n'era già parlato negli anni precedenti. Se vogliamo realmente, concretamente far sì che Rimini possa essere candidata ad essere capitale della cultura nel 2024, noi abbiamo un paio d'anni in cui lavorare seriamente a questa proposta e farlo con le menti più interessanti, con chi ha voglia di dare un contributo in questo senso e metterci come istituzioni, come politica a disposizione perché tutto questo avvenga. Quindi io spero ci siano realmente queste condizioni e io ovviamente vorrei poter contribuire a modo mio e comunque nel migliore dei modi per far sì che questo insomma si possa realizzare. Quindi grazie davvero. Grazie. Grazie a te Emma. Ahimè, devo fermarmi, vorrei dire tante cose, credo tutti noi vorremmo dire tante cose, ma io spero davvero che sia solo la prima puntata. È stato un bel dibattito interessante, sono convinto anche che chi ci ha ascoltato lo abbia davvero apprezzato e speriamo davvero che sia un discorso che continua in momenti come questi e in tanto altro ancora. Rimini capitale della cultura suona molto bene. Percorso difficile per diventare capitale della cultura, bisogna produrre un dossier e per arrivare a quel dossier c'è un lavoro grosso da fare, perché non sognare con i piedi per terra, ma da psicologo dico, possiamo anche sognare. Emma Petiti, grazie tanto, grazie a Giorgio. Prego Giorgio, è stato la mano, prego. Grazie. Ok. No, Giorgio, se vuoi dire qualcosa non ti sentiamo però. Ringraziare, credo. Ecco, no, ovviamente volevo ringraziare, però questo tuo ultimo riferimento al sogno mi ha dato un'idea da titolo che secondo me piace a Giovanardi. Lo dico perché
perché Giovanardi ha scritto nell'ultimo numero di Ariminum che Fellini non è felliniano. E la mia idea è: la cultura Rimini non è un sogno e mille sogni. Benissimo. Tra l'altro, mi permetto. Mi piace essere di ispirazione, sono contento. Infatti, un bel numero, quello di Ariminum, consiglio a tutti di leggerlo, un bel numero dedicato a Fellini con, non po', mi fermo qui perché sarebbe un conflitto di interessi, diciamo così. Va bene. No, perché c'è anche un mio intervento, ma a parte il mio intervento è un numero molto molto interessante. Giorgio Tonelli, grazie tante per essere stato qui con noi. Grazie anche, ecco quello il numero esattamente, Leonardo Sonnoli, grazie anche a te, davvero è stato un piacere, speriamo che ci siano a breve altre opportunità. Grazie a Mauro Santinato, che è stato così gentile di aver accettato, e è stato interessante anche la sua testimonianza, e naturalmente grazie a te Alessandro Giovanardi, anche a te per il tuo intervento. Grazie. E grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, e a presto, speriamo di rivederci prestissimo ancora su questo tema. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie a voi, arrivederci, grazie a voi a tutti.